Davide su Facebook mi chiede: Andrade è un rimpianto per la WWE? Beh, se sono arrivati alla rescissione consensuale del contratto, direi di no. Nel senso che tutti i coinvolti sapevano quello che stavano facendo. In WWE si saranno fatte delle valutazioni e ovviamente hanno agito sulla base di queste. A me spiace che il rapporto tra le parti si sia interrotto. A NXT. Andrade aveva disputato degli ottimi match e anche il personaggio del tizio ricco di talento ma indisciplinato e insolente, tanto da aver bisogno di una manager che lo focalizzi sugli obiettivi. Poteva funzionare pure nei roster principali. Quante volte abbiamo visto dei calciatori con queste caratteristiche? Dai, le cronache italiane, anche di recente, sono piene, ricchi di talento, geniali, ma con la testa spesso tra le nuvole. Quindi, eh, sì, ci poteva stare, poteva farcela anche a Raw o a SmackDown. Cosa non abbia funzionato? Non lo sapremo mai, forse non lo saprà mai nemmeno lui, visto che la vita è sempre più complessa delle nostre semplificazioni. Per me, inteso come Michele, sì, è un rimpianto. Si tratta indiscutibilmente di un ottimo Wrestler. E lo dico sapendo che potrebbe andare altrove, in un'altra sigla, in un'altra compagnia. Che nella situazione ideale può brillare, con ancora ampi margini di miglioramento, soprattutto in ambito entertainment e di connessione con i tifosi casual. E forse sono state proprio queste eh, le, due, le sue pecche. Sono stati questi i settori che gli hanno impedito l'ascesa in WWE. Chissà. Però in generale a me è sempre piaciuto parecchio, soprattutto lo ribadisco quando era NXT. Poi, come per molti altri, la promozione nei roster principali si è rivelata un salto nel buio e una scommessa, a ben vedere, vinta soltanto in piccola parte.